Buongiorno, gattino tutto bianco. Buongiorno. Ma quanto chiacchieri tu, gattino tutto bianco. E un poco arancione. Sei tutto bianco. E un poco arancione. Guarda qua e qua e qua. Sì. Dove te ne vai, gatto Denver? Te ne vai, ok. Ciao, ciao, gatto Denver. Ah, ti stiracchi. Ciao, gatto Denver. Ciao, gatto Denver. Ma guardalo. Oddio, ti trema la coda. Oddio, ti trema la coda. Piccolo gattino tutto bianco. Un po' si stiracchia, un po' fa le fusa, un po'. Chiacchiera. Ciao. Oggi per colazione voglio evitare lo yogurt, siccome sono latticini mi hanno detto di non mangiarne troppi e siccome ieri ho già bevuto una mezza tazza di latte vorrei evitare, quindi mangerò un po' di lamponi, un po' di mirtilli e poi una banana e basta, quindi tipo una macedonia, forse farò anche un tè caldo. Ok, ho bevuto metà di mezzo litro d'acqua, praticamente sarebbero due bicchieri d'acqua, e poi ho tagliato le banane, lavato i lamponi e i mirtilli, e poi ho preso questi biscotti integrali, frolletti si chiamano, e ne ho preparati tre, anche se non ho tantissima fame, ma mi sforzo un po' a mangiare la mattina, non sempre, ma a volte, quindi questa sarà la mia colazione. Tomas, dovete sapere, vuole trasformare la nostra casa in una palestra. No, questo non è Sì, vero. dove vuoi mettere sta roba No, orribile? solo Dever, alcuni. diglielo tu che lo... Guarda come ti guarda. Guarda, vedi? Con fare accusatorio? Sì! Dove vuoi mettere sta roba orribile? Allora, o in bagno, In bagno, o in capito? bagno. Cioè, vi rendete conto? In bagno. Noi dobbiamo mettere... Sì, boh, sennò Ma faccio sì, schifo. In bagno. sì, ma in alto, In cioè non si vede alto, non si neanche. vede perché siamo ciechi. No, oppure in cucina. Già hai invaso tutta la cucina. E mettilo in cucina, che già ormai è rovinata con tutta la roba della palestra. Sì, però il discorso è che se metto lì e stringo, ho paura che cada giù un po' di colore. Capito, però dai, in bagno. Invece in bagno se le piastrelle non mangio niente. Facciamo votare alla gente di YouTube. Facciamo votare ai follower. Cioè, dobbiamo mostrare Ok, in cucina. Ah, mostra. no, è anche quello, aspetta, anche quello in bagno. Vabbè, quello che vuoi. Sì. Allora, questo è in bagno. Allora, questo in bagno sarebbe qua. Capito? Qua. Sì, là. Sì, qua. E come ti alzi se lo metti attaccato alla Beh, no, punta? così, così qua adesso, 15 centimetri. Sicuro che mi basta. Ma non è vero. Ma tu sei sicuro che sta roba ti tiene su? Sì? Sì. Allora, ho questo che serve come il posto migliore. Beh, da qua non si vede, questo è vero. Questo è secondo me il posto migliore. In bagno. Sì, in bagno, Adesso in anche il bagno. bagno diventa palestra. No, non è palestra adesso. Oppure, ma secondo me qua ci saranno. Prima mi dici, scegli tu. No, infatti Mischa, scegli tu dove devo mettere. Poi gli dico che okay, in cucina. Boh, ok, io lo metto in no, bagno. io ho guardato tutti i posti. Ho visto che questi due sono gli unici possibili. Cioè, almeno ce ne sono anche altri, però questo sarebbe il secondo. Però non ci arriva. Come fai a metterlo se non si allunga abbastanza? Lo allargo il tot e questo arriva a 2 cm in E quindi come fai? meno. Infatti lo farei in bagno. Ah, ecco. E quindi perché mi dai come opzione qua che tanto non va? Perché comunque avevo comprato quei pezzi di plastica, Ah. ma al limite metterei questi qua sopra e dopo starebbe, però secondo me è bene in bagno. Anzi, secondo me è bene in bagno. Votate. Io in bagno non voglio sto roba.
Grazie. Chiedere consiglio alla moglie per poi fare quello che gli pare. No, è l'unico posto, perché altrimenti volevamo fare qua. Per l'amor del cielo, però, no. Cioè, non sono posti questi da mettere. In bagno invece sì. Vabbè, in bagno nessuno non vede. Nessuno. Invece qua vedi solo tu. Ah, grazie. No, qua vedono tutti quelli che vengono. Ah, solo io? No, qua vedono tutti quelli che vengono. Anche con i fans, per esempio, potreste vedere un giorno questo obbrobrio. Beh, andiamo a scegliere che cosa metterci oggi. Mi piacerebbe. Tra l'altro è da un sacco che non esco di casa, tipo. È tipo più di un mese. No, vabbè, non è un mese, perché poi mi sono sentita un po' meglio, poi invece mi sono sentita di nuovo peggio e tipo non sono più uscita per altre. Ma credo 2 settimane che io sono uscita solo per andare dai medici e all'ospedale. Quindi praticamente l'ultima volta che sono uscita faceva freddo, adesso tipo è primavera, quindi non so neanche io che cosa mettermi. Però mi piacerebbe indossare. Mi piacerebbe però indossare il mio nuovo bauletto Vanity, che ancora non abbiamo capito come si chiama, Chanel, però non so con cosa devo... Cioè, ma voi lo avete già fatto il cambio degli armadi? Perché io ho ancora tutta la roba invernale fuori. Dillemmi. Cato Denver, cosa dici tu? Cato Denver si nasconde sempre tra i miei vestiti, poi lo trovo qua tipo un giorno dopo. Denver! Gatto Denver? Dove vai, signor Gatto Denver? Fuori! Fuori! Mazza, quanto ubbidisci. Che bravo, mio carino bianco che ti trema la coda. È seria la questione se gli trema la coda, sì. Per metterla questa giacca. Vediamo un po'. L'unica cosa primaverile che ho sono praticamente queste giacchette qua. Questa. Ok, al di là del fatto che devo ancora asciugare e sistemare i capelli, alla fine questo è l'outfit. Ho messo la maglia We Should All Be Feminists di Dior, però devo ancora accessoriare, nel senso che devo ancora mettere anelli, bracciali, non ho niente. E come jeans ho questi di ASOS, hanno un lavaggio scuro, jeans scuro. E poi indosso le vostre ballerine preferite, che Tomas detesta. Sono le ballerine vostre di Tomas preferite, queste qua. Praticamente non piacciono a nessuno, solo a me. E poi le abbinate alla boy bag Chanel. E tra l'altro ho notato che hanno lo stesso identico colore. Quasi, non sembra videocamera, però in realtà è praticamente lo stesso colore. Chissà se avvicinandolo si nota. Forse, sembra un po' più giallina la boy bag. Comunque adesso sistemo i capelli. Metto orecchini, anello, eccetera, che la fede. E tutto il resto dei miei accessori non li indosso mai quando sono in casa. Quindi, visto che non sono uscita da un sacco di tempo, sarà stranissimo reindossare tutto quanto. E poi mi trucco. Finalmente, non ci posso credere. Anche se, vi devo dire la verità, sto ancora male. Ho ancora mal di gola. Non sono guarita del tutto, però sto cercando di... Comunque di fare robe, perché altrimenti non... Cioè, sto ferma veramente da troppo tempo, però... Non sto ancora bene. Ok, postazione, trucco. Mi sembra impossibile, davvero, tornare a truccarmi dopo. Non lo so, mi sembrano secoli, ma mi rendo conto che sono probabilmente solo tipo 10 giorni, non lo so. Però mi sembra tantissimo. E voglio innanzitutto spiegarvi perché sono stata così assente. Perché in realtà, se non mi seguite su Instagram, molto probabilmente non lo sapete. Vabbè, vi ho accennato che sono stata male. Praticamente... vi ricordate che avevo comunque già l'influenza, ma che pensavo mi fosse passata? Ok, una volta tornata da Bologna, in realtà sono stata ancora peggio di prima, nonostante la terapia antibiotica, nonostante la terapia cortisonica, non mi è passato, anzi mi è tornato ancora più forte di prima il mal di gola, la tosse, sensazione di febbre. Primo giorno ho avuto 38, poi solo questa sensazione di febbre, eccetera, eccetera, quindi ragazzi, sono stata... talmente male da non riuscire a fare, cioè a muovermi, non riuscire a fare niente. L'unica cosa che riuscivo a fare era stare in divano, in poltrona, ferma, immobile. Sono a fuoco, sì, ok, sto registrando, sì, ok. A volte parlo e poi non sto registrando. E quindi non sono riuscita proprio a fare niente, stavo male. E sono stata addirittura in pronto soccorso, mi ha visto il medico, eccetera, eccetera. Poi sono stata dall'otorino, mi hanno visto in realtà sia un patologo che un otorino. Alla fin fine, ragazzi, è venuto fuori che ho un mal di gola, che si dice faringite, se non sbaglio, una faringite cronica.
sono io soggetta ad aver mal di gola, quindi se sono magari un po' più sotto stress, se sono un po' più stanca, eccetera, eccetera, inevitabilmente mi viene fuori il mal di gola, ma è sempre stato così fin da quando ero piccolina, per questo che ho tolto le tonsille, perché quando avevo le tonsille, ovviamente avevo tonsilliti un giorno sì, l'altro pure. E poi altra cosa che è venuta fuori è che soffro di laringite da reflusso, e questa è una cosa che io non ho mai avuto e spero che sia la prima e l'ultima volta, perché la gola mi si è gonfiata in un modo che non avete idea. Ho avuto le placche in gola, ho avuto, cioè, avevo addirittura tutte queste bolle rosse che non si capiva cosa fosse, cioè non capivo cosa fossero. Poi invece il dottorino mi ha detto che in realtà sono le papille gustative che si sono gonfiate, cioè ho avuto un periodo davvero terribile e vi devo dire la verità, anzi già ve l'ho detto nel video, forse avrei dovuto prima spiegarvi cosa è successo e poi... però non mi è ancora passato del tutto purtroppo, ho ancora la gola che mi fa male, poi cosa strana, prima a destra, poi a sinistra. Ho fatto il tampone faringeo negativo, mi hanno preso il sangue, cioè mi hanno preso il sangue, ho fatto gli esami del sangue, anche lì tutto perfetto, tutto nella norma, non ho assolutamente niente che non vada bene. E quindi questa è stata un po' la diagnosi, però mi hanno dato gastroprotettore per lo stomaco, per proteggere lo stomaco, mi hanno dato una specie di dieta da seguire, nel senso che devo evitare i cibi acidi, mi hanno dato da fare aerosol e antinfiammatori, e questo è quanto, e appunto non sto ancora bene, quindi se in questo video sono ancora così così, non sono proprio al massimo delle mie forze per questo, ragazzi, perché ho ancora mal di gola, ancora non mi è passato, non ho comunque neanche tutte le forze ancora, però siccome io mi sentivo talmente tanto in colpa, non vedevo l'ora di tornare a filmare, cioè avete idea cosa vuol dire promettervi di fare video da lunedì al venerdì e poi non farne? Non ne ho fatto né giovedì né venerdì scorso e tutta la settimana... Anzi, giovedì, venerdì di 2 settimane fa e tutta la scorsa settimana. E quindi oggi che è domenica mi sono detta no, cioè non posso aspettare un'altra settimana, siccome comunque un pochino mi sento meglio, sto prendendo anche integratori per rafforzare le difese immunitarie, perché ero proprio bassa di difese immunitarie, ero stanca, ero spossata, cioè non mi riposo mai io, quindi può non sembrare, ma non ho mai un giorno, un momento per riposarmi, e quindi devo aver esagerato e mi hanno detto che devo riposare. Ogni tanto devo prendermi un po' di tempo per non fare niente e riposare e basta. Comunque, in sostanza, questo è successo e mi è dispiaciuto tanto, tanto, tanto non poter filmare per un periodo. È per questo che oggi, anche se non mi sento ancora proprio bene al massimo delle mie forze, volevo assolutamente filmare un po', e poi oggi voglio anche uscire perché non ce la faccio più di stare chiusa a casa, quindi voglio fare una passeggiata, andiamo a prenderci un gelato, ed è per questo che faccio un vlog, così non mi stanco troppo a stare davanti alla videocamera, ma filmiamo semplicemente in giro per, insomma, per il centro, comunque la nostra giornata. E questo è quanto, sì, vi dovevo assolutamente una spiegazione perché mi rendo conto che è stato molto strano, però altra cosa che volevo dire, ragazzi, seguitemi su Instagram, anche se non avete un account, potete comunque, se non sbaglio, vedere le mie stories, perché in realtà in tutto questo tempo che sono stata male ho comunque postato un sacco di stories, vi ho comunque avvisati, infatti se mi seguite su Instagram già sapete tutto, ma sono sempre molto molto attiva su Instagram, nelle stories, anche se anche quando sono stata male, appunto, ho comunque postato un sacco di roba, vi ho tenuto aggiornati con la questione, come stavo, eccetera, eccetera. Quindi è davvero importante se volete sapere quello che combino, come sto, eccetera, eccetera, ma anche quando sto per postare un video, che video sarà, eccetera, eccetera, ve ne parlo sempre su Instagram. Quindi seguitemi su Instagram, mi trovate come KissandMakeup01, insomma il nickname che ho anche qua su YouTube, oppure trovate direttamente il link al mio Instagram qua sotto, anche perché so che vi siete preoccupati tanto e mi è dispiaciuto moltissimo, però ripeto, su Instagram vi ho aggiornati con tutto e se non avete un account Instagram credo si possono appunto vedere comunque le stories, altrimenti ragazzi fatevi un account Instagram perché io sono sempre tanto tanto attiva lì. Voglio farvi notare l'outfit di Tomas, fai vedere l'outfit buffetto. Ta-da! Non mi piacciono i loghi, citazione Tomas, e poi poi le scarpe nuove, le scarpe mai nuove messe. prese 6 mesi fa, però mai messe. Sì, mai messe, no? Bellissime. Di Gucci. 6 mesi fa le ho prese. Sì, tipo sì, ad Amsterdam. E stiamo andando a prendere un gelato. E io non capisco perché non ho preso un paio di scarpe italiane, Gucci.
ad Amsterdam. Perché erano in saldo. È vero, beh, questo è uguale. Comunque l'hai preso in saldo. Mi è appena fermata una ragazza simpaticissima che mi segue, che mi ha chiesto perché non hai caricato video, eravamo in pensiero. Siete carinissime. Si vede che è una bella giornata ed è domenica perché c'è il mondo. No, ho finito la musica. Siamo in Piazza Unità, ragazzi, e qui ci sono i nostri amici Max e Valentina. Sai che stanno ancora tutti aspettando la ricetta del tiramisu quick? Dobbiamo fare il tiramisu quick. Tiramisu. Allora, intanto sta sbagliando. Tiramisu quicks. Ah sì, tu faccio chiama squicks. Tiramisu quicks. Voglio ringraziare anche tutte le ragazze che mi hanno fermato per farci la foto assieme, che siete carinissime. E Tomas vorrebbe prendersi già il secondo gelato. Nutella e tiramisù. Ah, così. Ma com'è? Hai appena preso Nutella e tiramisù? Prendo di nuovo. Ok, ok. Buono? Io invece ho preso un infuso e i frutti rossi. Molto buono, c'era anche una meringa che mi sono già slurpata. Molto bello qua. Ciao Max. E laggiù, ragazzi, c'è il mare. Guardate che meraviglia, ragazzi. Questa è buonissima. Tristi cioccolata, buonissima. Che brava. Bianco, siamo tornati. Ciao. Sì, sei bravissimo, sei bravissimo. Tomas è molto soddisfatto delle scarpe che le ha comprate tipo un anno fa, perché non eravamo ancora sposati, tu ti giuro. Hai detto 6 mesi fa. No, 6 mesi fa era un'altra cosa. Non siamo, queste le abbiamo prese prima di sposarci, quindi per forza. E mi ricordo, secondo me era anche più di un anno fa ad Amsterdam, che erano in sconto da Shubalu. In okay. Paysay Hofstra. E io li ho presi perché mi piacevano tanto, però non li ho mai usati. Perché... Gatto Denver apprezza. Perché comunque... perché non trovavi l'outfit adatto. Sì, ma non solite, no, per bene. Ma voi dovete sapere che Tomas è molto attento e ha abbinato la strisciolina rossa. Non me l'ha detto, ma io lo so. Ha abbinato la strisciolina rossa della t-shirt con le scarpe. Tomas potrebbe diventare un fashion blogger. Che cosa ne dite? Dai, descrivi l'outfit. Guarda che bei jeans che hai. Sì. Oggi mi piace un sacco come sei vestito, pupetto mio. Sì, però avevi freddo. Aveva freddo. Perché questi sono i jeans più belli che ho. Che secondo, ah, sì? Secondo me sono i top, sì, questi. Che anche sono, questi li hai presi ad Amsterdam, tra l'altro. Che li metto oggi. Sono G-Star. G-Star, sì, questi mi piacciono come colore e tutto, questi sono veramente belli. Hai detto che le mie ballerine ti piacciono di più indossate, vero? Sì, però. Tu hai detto. Sì, però comunque starebbero ancora meglio senza quelle cinture. Ok. Vabbè, però a me piacciono, dai, secondo me sono carine. Io mi sono già cambiata, mi sono messa comoda e volevo farvi vedere, perché in tantissimi mi avete chiesto, l'ho fatto vedere su Instagram Stories. E a parte, non calcolate il segno degli occhiali, che io purtroppo ho la pelle così delicata che ho la pelle così delicata che qualsiasi occhiale metto mi lascia il segno inevitabilmente dopo pochi secondi. Ma volevo farvi vedere, ho preso i che pensavo fosse una custodia in realtà quando l'ho ordinato, e poi invece mi sono resa conto che erano dei decals, cioè tipo degli adesivi. E appunto ho colorato, perché la custodia che avevo, perché non è a fuoco? Sì, eccoci, perché la custodia che avevo prima era ormai disintegrata, quindi ho comprato sia sopra che sotto, e sono tipo degli adesivi però abbastanza spessi, e poi ho comprato anche la tastiera rosa, che è stato un casino, ragazzi, perché ho dovuto incollare, cioè
tasto per tasto, è per questo che non sono completamente dritti, però sono molto contenta del risultato, mi piace moltissimo davvero, e ve l'ho fatto vedere anche qua su YouTube perché mi avete chiesto in tantissimi dove l'ho preso eccetera eccetera. L'ho preso su Etsy, però sinceramente ho pagato, io appunto ero convinta che si trattasse di una custodia che andava a proteggermi il computer, invece alla fine mi sono resa conto che erano dei decals, cioè soltanto degli adesivi. Li ho presi su Etsy e li ho pagati oltre 40 euro, che sinceramente vi dico, secondo me è troppo caro per degli adesivi semplici. Ed ho aspettato anche tipo 2 settimane e arrivavano dalla Polonia, quindi essendo Europa non doveva metterci così tanto, quindi non consiglierei proprio questo venditore, se devo essere sincera. Sono molto carini e mi trovo bene, insomma sono carini, però secondo me troppo cari e tempi di spedizione decisamente troppo lunghi, quindi però sono contenta insomma del risultato. E appunto ce ne sono tantissimi di simili su Etsy, quindi se volete controllare lì. Invece la custodia che avevo prima, quella rigida rosa, l'avevo presa su eBay, che preferivo sinceramente rispetto a questa, però vabbè dai, comunque sono contenta del risultato, e che volevo che mi proteggesse anche il computer, mentre questi ovviamente, trattandosi soltanto di adesivi, non vanno a proteggere niente, però sono carini, è carino da vedere. Oh, gatta Stellina, ci sei anche tu, ciao. E ovviamente va a mangiare, cioè gatta Stellina, io ve lo dico, lei non si presta, non faccio apposta a non filmarla. Il fatto è che a lei non gliene frega niente di stare davanti alla videocamera, non è come gatto Denver, che è tipo un pagliaccetto e gli piace farsi filmare. Gatto Denver, se lo chiamo lui arriva subito e si fa filmare. Gatto Denver, gatto Denver, gatto Denver, gatino Lulu bianco, eccolo qua il mio gatino Lulu bianco, sì, bravissimo. Sì, bravissimo. Comunque, tornando a casa, sono passata in un ristorante ed ho preso una sogliola ai ferri. Siccome ieri abbiamo fatto le patate lesse prezzemolate, volevo mangiare qualcosa vicino, e per Tomas invece ci sono i roast beef, che io però non mangio, quindi adesso prepareremo la cena. Qui ci sono le patate, sono un po' spiaccicate, ma mi piacciono tanto così. Sono contenta di essere uscita, sono contenta che sto filmando finalmente un vlog per voi. Yes, ve l'ho scritto anche su stories, indovinate un po' chi sta filmando un vlog oggi, in tantissimi avete scritto sì, che poi oggi mi hanno fermato tipo in 4 o 5 persone, sono uscita tipo soltanto 2 orette. E mi avete fermato in tantissimi, non ho mai visto una cosa del genere. Quindi vi ringrazio tanto tanto tanto, che siete super affettuosi con me. Mi fermate sempre, mi fa tanto tanto piacere. Ok, cenetta pronta, la sogliola ai ferri, patate lesse prezzemolate con un po' di piselli che mi sono avanzati da ieri, perché ieri stavo ancora peggio di oggi. Cioè ieri stavo male, non ho mangiato praticamente niente. E Tomascio... Oggi non so male. Oggi non so male? No, stai recuperando bene. Sì. E Tomasio ha i roast beef con le patate al forno. No, le patate lesse. So che non sono al forno. Ci sono anche un po' di insalata qua. Mezzo pomodorino. Sì, perché me l'hanno dato a me con la sogliola, ma non mi piace, quindi te li ho smollati a te. Buon appetito. Buon appetito, Max. Stiamo guardando un film con Morgan Freeman. Che deve essere carino. Domani è il gran giorno, siete pronte? Sì. Cos'è questa puzza? Oh, è cannella, bravo. Serve a dare un'aria confortevole. Ma bello questo odore. Ah, davvero? Sì. Cosa vuoi? Che goloso, che patatone golosone. Un paninetto, quelli bonino bianco, quadrati. Sì. Quella marmellata. Ah, che patatone. Va bene. Ti faccio il panino. Io mi sono preso un po' di stracchino, che avevo proprio voglia di stracchino, mangerò con qualche grissino. Nel frattempo qui c'è Gatto Denver e c'è la pubblicità. Però mi piace questo film, ti piace questo film? Sì, bello. Carino, no? E te? Anche a te? Che bravo, che bravo, che bravo. Gatto Denver ci è rimasto malissimo perché ero seduta sulla poltrona e lui voleva venirmi in braccio e adesso mi sono messa sul divano. Cosa c'è Gatto Denver? Vieni Gatto Denver, ti ho fatto lo scherzetto. Ciao piccolo gatino, tutto bianco un poco arancione. E quando dico tutto bianco mi scrivete: non hai detto un poco arancione, è tutto bianco e un poco arancione. Comunque Tomas è andato a nonna. Il film era carino, Tomas ha detto che era un po' palloso, secondo me era carino. E, in realtà io adesso mi devo mettere, mamma mia, oggi ho fatto troppo baking e poi il resto è andato tutto via del trucco e mi è rimasto solo il correttore.
E quindi sì, io invece mi metto al montaggio di questo vlog perché voglio che domani sia già pronto e voglio domani avere la giornata libera per poter, cioè libera per poter in realtà filmare un nuovo video per voi, perché voglio assolutamente tornare a fare video dal lunedì al venerdì ogni giorno. Mi siete mancati troppo e ve l'ho detto, mi sono sentita anche tantissimo in colpa. Intanto gatto Denver fa il pane. E comunque una cosa volevo dire, chissà se appoggio la videocamera qua riesco a chiacchierare. Sì, sembra di sì. Sul fatto del... volevo raccontarvi, perché poi alla fin fine, quello era uno degli ultimi video che ho girato prima poi di stare male di nuovo, e, sul fatto della porta che ha fatto quello strano rumore quando praticamente Tomar stava dormendo e io, Denver e Catastellina e Audrey eravamo tutti qua, quindi non abbiamo ben capito, si sono spaventati anche i gatti, insomma se avete visto il vlog sapete di cosa sto parlando. E sì, gatto, sì, vieni qua gatto Denver, vieni qua, fatti vedere anche tu. Oh, ok. E praticamente... E praticamente ho letto tutti i vostri commenti. In tanti mi avete scritto di che forse è stato tipo una macchina, forse è stato, non lo so, un camion che passando. Allora, a parte che non siamo proprio vicini alla strada, quindi escludo abbastanza che possa essersi... che possa essere stato un camion o una macchina, eccetera. E anche perché la porta non trema mai nemmeno di giorno, quindi figuriamoci di notte quando non passa praticamente nessuno. E invece alcuni di voi mi hanno detto che forse poteva essere stato un terremoto. E no, gatto Denver, non tirarmi giù la videocamera. E questa cosa, vi devo dire la verità, non la escludo. Che poi sono andata anche, perché visto che in tanti mi avete messo in testa sta cosa del terremoto, ho detto cavolo, forse può essere. E quindi sono andata a vedere sul sito che dà appunto tutte le informazioni sugli ultimi terremoti in Italia e poi anche nel mondo, ed ho visto che ce n'è stato uno proprio in quei giorni. Io però non mi rendo, cioè, e tra l'altro anche di notte, io però non mi ricordo esattamente la data, quindi può essere che fosse un altro giorno e quindi l'opzione, l'ipotesi terremoto è da escludere, e però può essere anche che invece si trattasse dello stesso giorno, quindi non escludo completamente l'opzione, appunto l'ipotesi terremoto, perché può essere stato, però, anzi, non la escludo, però... In realtà quella porta, anzi le nostre porte sono doppie, sono in legno massiccio, sono antiche, è difficile che vibrino, cioè è difficile che la porta venga scossa in quel modo e in tutto il resto della casa non si senta niente. Non so se, se capite quello che voglio dire. Gatto Denver qua che mi sta fissando, quindi è un po' difficile parlare, gatto Denver. Perché se un terremoto riesce a far tremare una porta di quelle dimensioni, di quel peso, alla fine l'avrei sentito anch'io il terremoto e si sarebbe sentito in tutta la casa. Invece, cioè per dire, anche la lampada che ho qua, ok, che non mi piace per niente sta lampada, però anche questa lampada, per dire, non si è mossa di un millimetro, ragazzi, e calcolate che questo coso qua è anche abbastanza, vedete che si muove con niente, praticamente basta soffiarci su e si muove, non è per niente stabile. Invece, per dire questo, perché io stavo seduta, calcolate qua dove sono adesso, qua sul divano, e per dire la lampada non si è mossa, quindi io alla fin fine inizialmente ho pensato che sì, poteva anche trattarsi di una piccola scossa di terremoto, eccetera, però d'altro canto credo che non possa essere stato un terremoto, perché alla fin fine cioè sarebbe tremata un po' tutta la casa, non soltanto la porta in quel modo. Invece non è tremato niente, non, cioè non si è sentito niente, la lampada era ferma, era tutto perfettamente immobile, l'unica cosa che ha tremato era la porta. E vi devo dire un'altra cosa, che tra l'altro mi è venuto il panico totale, è successo un paio di notti fa, ma questa è da ridere. Eravamo a letto e ho sentito di nuovo la porta tremare in quel modo, e quindi ho svegliato Tomas, oddio Tomas vai a vedere, oddio cos'è, e poi era Audrey che stava cercando di chiamarci così sulla porta, e quindi quel giorno mi sono, cioè, mi sono spaventata, però era soltanto Audrey. E invece quello che è successo quella volta quando vi ho parlato in quel vlog è ancora una cosa sinceramente che io non riesco a spiegarmi, perché
non ho una spiegazione a sta cosa, credetemi, se poteste toccare e vedere questo tipo di porte ve ne rendereste conto anche voi, anche perché poi l'unica porta che ha tremato è stata quella, cioè nessun'altra, quindi non lo so sinceramente. Alcuni di voi mi hanno chiesto se mi sono sentita o spaventata o no, cioè sì, ovviamente mi sono spaventata un po', però non ho avuto una sensazione di terrore, una sensazione di ansia o di paura vera, ecco. Ovviamente ci siamo, sia io che i gatti eravamo tutti così spaventati, dico, cioè inizialmente pensavo stesse per uscire Tomas quando ho sentito la porta vibrare e tremare in quel modo, e poi sono andata a vedere, ho visto che dormiva, e lì ovviamente ho detto che strano, però ero più stranita, non ero, cioè secondo me se anche dovesse trattarsi di una presenza, ok, che poi può pure essere di no, però se anche dovesse essere non credo che sia una cosa malevola o assolutamente, quindi non lo so, però vi terrò aggiornati se ci sono altri sviluppi, altre roba del genere. Poi alcuni mi hanno chiesto se abbiamo portato in casa roba antica o mobili di recente, eccetera, e vi dico sinceramente di no, almeno che io sappia, cioè no, boh, mio papà ci ha regalato questo quadro, ma ancora tempo fa, questo qua, però diversi mesi fa, non lo so, poi Tomas ha portato questo dipinto che aveva comprato lui non so quanti anni fa, però non posso correlare quell'episodio con qualcosa che abbiamo portato in casa sinceramente, anche perché tutti gli acquisti che ho fatto ultimamente sono acquisti normali, non sono mobili, non sono quadri, e anzi se sono quadri sono comunque quadri nuovi, quindi lo escludo sinceramente, però assolutamente vi terrò aggiornati, e comunque spero sinceramente che non ci sia niente di cui aggiornarvi, spero che non ci siano novità per quanto riguarda questo fatto, perché non, io sono molto, e tra l'altro alcuni di voi anche me l'hanno scritto, che sono un po' come me, nel senso che si informano molto sul paranormale, che sono molto affascinati da questo mondo eccetera eccetera, però vogliono leggere, vogliono guardare alla TV, vogliono guardare su YouTube, ma non vogliono sperimentare in prima persona. Io sono esattamente così, io voglio documentarmi, mi interessano i film eccetera, mi guardo i documentari eccetera, però non voglio assolutamente viverle in prima persona queste cose, ecco, quindi questo è qua, questo è quanto. Ok, sto morendo da ridere perché oggi i nostri amici, la nostra amica Valentina ci stava facendo delle foto e qui Tomas mi stava dicendo che voleva prendersi un altro gelato e questa è la faccia, ha immortalato perfettamente, guardate la faccia di Tomas, super. E guardate me, no, cioè vabbè, vi prego, ma quanto possiamo essere comici, cioè, no, non posso caricarla su Instagram un'immagine del genere, vi giuro, perdo di credibilità, però è troppo forte, cioè, ma rendiamoci conto, dovrei metterla come anteprima questo video, oddio, no, vabbè, ok, comunque dai, visto che alla fine è già 00:20, è meglio che io mi metta velocemente al montaggio di questo video, il montaggio di vlog di solito è molto veloce, devo soltanto praticamente vederlo e quindi non finirò troppo tardi, e poi mentre dormo il file si creerà, così domani mi sveglio e lo carico subito, quindi questo è quanto ragazzi, sono così contenta di essere tornata, voi non avete idea di quanto io mi sia sentita in colpa, di quanto io sia stata triste per non poter filmare, non facevo che ripetere a mia mamma, a Tomas, sì ma sono già 5 giorni che non metto video, sono già una settimana, no, ero troppo triste, comunque sono felice di essere tornata, mi siete mancati, l'avrò detto 50 volte in questo video, quindi questo è quanto, io e la mia t-shirt con gli unicorni, sì, vi diamo la buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, qualsiasi momento della giornata sia quando state vedendo questo video, il mio ciuffo pazzo come al solito non manca mai, bacio grandissimo mia family, vi abbraccio anche fortissimissimissimissimissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao.